affrontiamo il caso studio di esposizioni a cambi elettromagnetici da antenne sul tetto di un edificio. Ipotizziamo che l'edificio abbia cambiato da poco proprietà e che il nuovo proprietario sia interessato ad adempiere ai propri obblighi di legge. Di norma l'accesso al tetto è consentito solo ad alcune tipologie di lavoratori, come gli addetti alla manutenzione del tetto, dell'impianto di condizionamento o i tecnici appunto delle antenne. Approfondiamo il rischio che affronta una persona che si trova in prossimità di queste antenne. Però prima di proseguire, metti mi piace a questo video. It's az, uz, oz. Le antenne che vengono installate sul tetto possono essere di diversa natura. Possono essere antenne settoriali per la telefonia mobile, che vanno dagli 800 ai 2600 MHz, le quali possono rappresentare un pericolo soprattutto se si staziona sul lato frontale, oppure possono essere antenne a microonde dai 10 ai 300 GHz, usate soprattutto per le stazioni base di telefonia mobile e di Roma non presentano pericoli significativi. Poi ci sono le antenne dipolari, le antenne collineari che vanno dagli 80 ai 400 MHz e possono rappresentare un pericolo se si staziona a pochi metri intorno ad esse. Tutte le antenne sono utilizzate da remoto dagli operatori. La stazione base di telefonia mobile adatta in automatico la sua potenza di output a seconda del traffico telefonico con un picco massimo fissato dalla concessione ricevuta dall'operatore. E poi anche le frequenze impiegate sono stabilite dalla concessione e possono chiaramente variare da caso a caso. Per poter valutare l'esposizione di persone che si trovano sul tetto sono necessarie alcune informazioni. Innanzitutto tempi e modalità di esposizione, criticità personale, ad esempio se le persone che sono sul tetto portano ad esempio un pacemaker, ad esempio, tipologia di antenna, potenza irradiata e frequenza. Sarebbe consigliabile in via preliminare contattare gli operatori di telefonia chiedendogli di fornire le informazioni di sicurezza di quelle antenne che sono montate sul tetto. Sulla base dell'intensità del campo elettromagnetico è necessario disegnare a terra delle zone di esclusione in modo che sia chiaro che dopo quel limite i valori di intensità sono pericolosi. Per capire i limiti di queste zone è consigliabile incaricare un tecnico indipendente che effettuerà delle misure con strumentazione certificata. È possibile effettuare anche dei calcoli, ma è sempre consigliabile comunque la misura. Sulla base di questa indagine, il proprietario può farsi un'idea del rischio associato e adottare eventualmente nuove misure di precauzione, come invitare ad esempio l'operatore dell'antenna dipolare a spostare l'antenna o redigere una procedura da far firmare alle ditte di manutenzione con i percorsi da seguire e le misure da adottare in caso di incidente. In ogni caso, per tutelare le persone è buona prassi mettere in atto delle misure di precauzione. Ne citiamo qualcuna a titolo di esempio. Ad esempio, la porta di accesso al tetto deve essere chiusa a chiave e il responsabile della sicurezza dell'edificio deve custodirne la chiave. Sul lato interno della porta devono essere riportati dei segnali di pericolo per avvisare la presenza di antenne. Sulle aste di supporto delle antenne settoriali devono essere affissi cartelli di avviso. Ad ogni modo, queste antenne e le relative zone di esclusione devono essere rese inaccessibili. It's az, uz, oz. Preciso che è possibile reperire strumentazioni a basso costo su internet, ma le indicazioni di questi strumenti potrebbero essere poco attendibili o non adatti allo scopo, perché sono magari strumenti sordi a quel tipo di emissione. Se vuoi interessare, in provincia di Salerno effettuiamo misure di cambi elettromagnetici in alta e in bassa frequenza, sia in ambito industriale e sia domestico. Questo ad esempio è uno strumento per la misura dei cambi elettromagnetici che utilizziamo. Si tratta di un microrad, uno strumento professionale certificato che fornisce delle indicazioni molto precise. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web. Arrivederci.